Bella raga, qui è Cypher e bentornati nel nuovo torneo One Man Army con lo scontro di Jin Sakai e The Punisher. Ma basta parlare e iniziamo. The Punisher, meglio noto da noi italiani col nome di Punitore, è un personaggio fumettistico della casa Marvel, apparso per la prima volta nel febbraio del 1974, nel volume 1, numero 129, di The Amazing Spider-Man. Sotto la vestaglia del sicario col teschio sul petto, non vi è altri che Francis Castiglione. Poi vi spiegherò anche il perché del suo nome. Ok, Francis Castiglione è nato nel Queens, a New York, da una coppia di italo-americani di origini siciliane. Divenuto adolescente, decide di arruolarsi nei Marines e quindi si arruola nello United States Marine Corps ed esce dal campo di addestramento col massimo dei voti. Poi prosegue la sua formazione presso la scuola di fanteria dei Marines, dove incontra l'esploratore nativo americano Van Big Hook, che gli insegna a sopravvivere nella natura selvaggia. Durante la guerra del Vietnam, Castiglione viene intitolato capitano e messo a capo di un'unità per le operazioni speciali, prendendo dunque parte a numerosi combattimenti e risultando l'unico sopravvissuto da entrambi i lati della guerra, alla fine di un sanguinoso assalto del Viet Cong nell'accampamento di Valley Forge Firebase nel 1979. Dopo anni, e dico anni di servizio, viene rimandato negli Stati Uniti, dove si riconcilia con la moglie, che è Maria, che è una ragazza che ha conosciuto durante la sua adolescenza, e sua figlia, Lisa. Però il suo desiderio di combattere era talmente forte che decide di arruolarsi col nome fittizio di Frank Castle. Poi successivamente dà alla luce un secondo bambino, Frank Jr. Però durante una passeggiata al parco e poi un picnic con la sua famiglia viene eliminata da membri della mafia. Dopo la morte della sua famiglia, decide di diventare The Punisher, uno degli antieroi più famosi della Marvel. Passiamo ora ai poteri e alle abilità di Frank Castle. Frank Castle non ha nessun potere, però dispone di una condizione fisica quasi all'apice della perfezione umana. E questo è grazie al suo addestramento nel corpo dei Marines. In più, ha avuto anche una formazione completa come Ranger e Navy SEAL, oltre alle competenze apprese durante le varie esercitazioni crociate con i reggimenti speciali australiani nella guerra del Vietnam. In più è uno abile a camuffarsi e poi è anche un abile stratega, e in più, grazie anche agli addestramenti nei Marines, sa usare qualsiasi arma da fuoco. Ma non ci fermiamo solo a questo, infatti il nostro caro Frank Castle è addestrato benissimo nel corpo a corpo e conosce svariate forme di arti marziali come Jiu-Jitsu, Ninjitsu, Taekwondo, Harang, Do e Quina. In più ha una forza di volontà enorme che lo rende pressoché immune al controllo mentale, e in più riesce anche a resistere a livello altissimo al dolore. Questo lo si può notare dato che è riuscito a rimanere in piedi dopo essere stato colpito da un'arma da fuoco da un piccolo calibro, accoltellato in pieno petto, lanciato più volte attraverso un muro, colpito da un taser e da un potente tranquillante. Ma non ci dimentichiamo anche del suo arsenale. Ebbene, nonostante sia solito utilizzare qualsiasi tipo di arma da fuoco, le armi da fuoco più ricorrenti e rappresentativi del personaggio sono l'M16 accessoriato con M203, la Colt 45, la K47, la mitraglietta Uzi, la storica mitragliatrice M60, la Desert Eagle, la Colt M1911 e la mitragliatrice a canne rotanti Gatling, una minigun. Ci sarebbe anche il fatto che ha anche qualche granata, anche un coltello e soprattutto delle pistole e anche un lanciagranate. Prima di dirvi il motivo perché, secondo me, The Punisher può uccidere il Jin Sakai, vi chiedo e vi dico anche qualche curiosità. Sapevate per caso sul fatto che The Punisher è diventato il nuovo Ghost Rider cosmico? Sì?
Beh, forse non sapevate anche altre curiosità. Per esempio, The Punisher ha indossato l'armatura di War Machine. E infatti sì. Dopo che James Rhodes è stato ferito nella Civil War 2, Nick Fury presta a Castle la sua armatura a fermare un gruppo di agenti dello SHIELD corrotti. Ovviamente finisce a schifio. Però non solo, infatti, dopo essere stato un Ghost Rider e anche una sorta di War Machine, è stato anche Frankenstein. Ebbene sì, dopo che in Dark Reign Taken, il figlio di Wolverine, lo ha ridotto a uno squarto di manzo, Morbius, grazie anche alla Legione dei Mostri, è riuscito a farlo risorgere come Frankenstein, chiamandolo Frankencastle. Abbastanza tamarro. In più, vi ricordate di Billy Butcher? Quello che affronta i The Boys? Ebbene, il suo personaggio è ispirato a The Punisher, ma non solo, altri personaggi, tra cui il più ricorrente è Stain l'Elimina Eroi, personaggio di My Hero Academia. Ecco, oltre a mostrare qualche dettaglio tipo nel design che è molto simile alle Tartarughe Ninja, oppure anche la fascia che ricorda molto Spawn, per la sua idealità e il suo obiettivo sono molto simili a The Punisher. E in più c'è anche un'altra cosa, c'è un altro personaggio di My Hero Academia, Knuckle Duster, legato a Stain, dato che gli ha spaccato il naso. Eh sì, adesso sorge la domanda, come mai secondo te The Punisher può battere il Jin Sakai? Beh, la risposta è ovvia. Primo, il suo arsenale è superiore a quello del Jin Sakai. Secondo, è molto più esperto nel corpo a corpo. Non solo sa il ninjutsu, ma sa anche diversi tipi di stili di combattimento. In più, bisogna anche precisare che The Punisher è il terrore delle diverse mafie. Mafia giapponese, mafia cinese, mafia americana, mafia italiana. Sono stati tutte smantellate, quasi, la maggior parte, da il Punitore. E in più, come se non bastasse, sì, ok, ha perso contro Kingpin una volta, però Kingpin avrebbe perso soprattutto, perché The Punisher è superiore a lui. E in più, un'altra cosa, è sopravvissuto a Spider-Man e Occhio di Falco, quindi sì, li ha sconfitti, per così dire. E in più, un'altra cosa, sapevate che The Punisher ha incontrato Wolverine? Sì, questo lo sapevate, ma sapevate anche che si sono dati ammazzate? E ovviamente non è finita bene per Wolverine, ma proprio prima il The Punisher gli ha fatto un'operazione facciale col piombo e poi l'ha ridotta a una sottiletta. Ma adesso il voto sta a voi. Chi vincerà? Jin Sakai o The Punisher? La scelta sta a voi. Vi faccio una pianicetta della sua storia. Primi anni della vita. Nato nel clan Sakai, Jin Sakai è cresciuto nel villaggio di Omi, sull'isola di Tsushima. Il giorno in cui è nato, sua madre ha assistito a una volpe che insegue le lucciole fuori dalla loro casa. Così ha proclamato il Kami Nyaro il guardiano di Jin. Cresciuto nella classe dirigente dei samurai, è stato cresciuto in un ambiente rigoroso e disciplinato. Addestrato da suo padre Kazumasa e dallo zio materno Lord Shimura per diventare un samurai. Durante la sua giovinezza era amico di Ryuzo e si prendeva cura della cameriera Ryuzo. La madre di Jin è morta a causa di una malattia quando era bambino. Jin inizialmente si rifiutò di credere che sua madre se ne fosse andata. Andando nella vicina foresta per cercarla, si perse per 3 giorni fino a quando non fu salvato in un attimo da suo padre. Alcuni anni dopo, Kazumasa fu assassinato da un bandito. Jin si nascose per paura piuttosto che andare in aiuto di suo padre, un errore che lo avrebbe perseguitato per il resto della sua vita. Alla morte di suo padre, Jin è stato accolto dalla regione di Lord Shimura, la sua unica famiglia sopravvissuta. Shimura si dimostrerà sia un mentore che una figura genitoriale per Jin, con il loro legame che diventa quello di un padre e di un figlio. Intorno all'anno 1272 Jin combatté anche contro Yuzo in un torneo mentre diventa un samurai, sconfiggendolo in un duello amichevole. Ciò indirizzerebbe Yuzo a diventare un samurai. Però questa è tutt'altra storia. La parte importante è che durante i periodi di Tsushima, i mongoli sotto Khtun Khan invasero Tsushima nel 1274, conquistando la maggior parte dell'isola e uccisero e ridussero in schiavitù chiunque restasse nel loro dominio. Jin
è uno degli 80 samurai che non sono stati mandati in, è uno dei 80 samurai che sono stati mandati a un disperato attacco suicida contro i mongoli a Komoda Beach, e come ben sappiamo ha vinto nell'impresa. Non voglio dirvi cosa è successo in Tsushima perché sarebbe spoiler, però per farvi capire, lui riesce a sconfiggere l'invasione mongola principalmente tutto da solo, ottenendo pochissimi alleati. Ma parliamo un po' delle sue abilità. Innanzitutto ha un'abilità eccelsa con la spada, veramente innata, cosa che gli basterebbe combattere contro The Punisher. Ma ha anche le bombe fumogene, bombe esplosive, ha dei riflessi sovraumani, cosa che gli permette di uccidere un nemico quando lui prova a estrarre la spada, o in questo caso la pistola. Arco e frecce, però lui ha diversi tipi di arco cioè uno leggero che scocca delle frecce leggere ma abbastanza veloci, ma c'è anche quello pesante, ma questa sono cose effimere. Ma ha diversi tipi di frecce, ha frecce normali, frecce incendiarie, frecce esplosive e altri tipi di frecce che non vi sto qui a elencare. Può incendiare la sua spada come Beric Dondarrion per renderla più potente e più infuocata, possiamo dire. Ha Shuriken, cosa che gli permette di lanciarne 5 consecutivamente, toccando, proprio filando le gole dei suoi nemici e facendoli cadere a terra, cosa che secondo me gli dà un vantaggio in più rispetto a un proiettile. Kunai, che è sempre buono, e ha un'agilità sovrumana, cosa che gli permette di saltare palazzi come se fossero dei banalissimi ostacoli. Secondo me vince contro The Punisher non solo per le motivazioni che ho detto, ma anche per il semplice fatto che sì, è svantaggiato a livello di armamentario, ma per quello che mi riguarda, essere riuscito a fare tutto quello che ha fatto in Ghost of Tsushima principalmente da solo, secondo me l'abilità e il talento vince contro le armi. Ma sarete voi a decidere. Scrivete in basso nei commenti cosa ne pensate.